presto la sfera magica aprirà i suoi cancelli a coloro che oggi partiranno per ottenere gloria e ricchezze. Presto saranno annunciati i nomi di coloro che partiranno per la grande Dragonland. Questi nomi verranno scolpiti nella pietra dell'Olimpo, insieme ai nomi di coloro che hanno cambiato la nostra storia, come l'esplosione della stella. Odio uccidere gli idioti. Tutti qui! Guardie, qui subito! Aiuto! Dovevamo aspettarci. Tu non sei solita seguire le regole del gioco, vero? Mi spiace, maestro. Ma ora userò la sfera. Starmene con le mani in mano non è nel mio stile. Ayumi, spostati! Beh, te lo meriti. Io non ti fermerò. Quanto cazzo è figa la protagonista? Oh, a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovissimo video con Zig09 e qui noi con il nostro c'è. Svente. Ragazzi, avete visto l'inizio di questo grandissimo video che veramente era... Già l'inizio parte in una maniera strabiliante. Meno diglielo, perché veramente l'inizio di questo gioco è qualcosa di incredibile. Il video iniziale, più che altro, che Svente non ha visto, però non vi preoccupate che lui... da tutto lo stesso. Allora, qui ho modificato già le cose, ragazzi, noi iniziamo con la vedere la storia. Semplicemente siamo su Blade of Time. Ecco, finalmente ce l'ho fatta, Swain. Cioè, giusto? Chi non l'avesse capito. Siamo su Blade of Time, chi non l'avesse capito. Hai dato... Oddio, che cazzo è la morte! Questa è la morte di Warcraft, Swain, guardalo! Alla morte? Tu ricordi il drago di Warcraft? Uguale! Ah, sì. Vediamo un po', ragazzi. Questa sembra Harley Quinn un po'. Diciamo, un incrocio. Oddio, vabbè, già cominciamo malissimo, aspetta... Momento. Fermi! Non so come si gioca, già mi fate ammassare. Ok, guardiamo le più costruite. Voglio incontrare queste creature di pietra e metterle sulle costruite. Il loro compito è quello di attaccare i draghi che si avventurano in quel luogo. Ma, vi sembra un cazzo di drago? Io non lo so. Poi mantenere la sensazione della resistenza. Ok, per essere vulnerabili a diversi attacchi, un buon numero rappresentato in un vero pericolo. Ok, va bene. Bene, tu mi stai sentendo bene, vero? Pugno in faccia. Ok. Oddio. Ah, ecco, abbiamo anche le armi, ragazzi. Oddio, pure i fucili. Raga, sto gioco promette molto bene. Intanto caccio il mouse nei mezzi, vedi che non mi serve. Amuleto, Svenne, quello là con di Shakespeare. anello. Un anello splendido ma senza alcun potere speciale. Molto utile. Va bene, comunque sia, torniamo indietro nei mostri. Come state? Tutto a posto? Oddio. Ho appena fatto una cosa epica, non lo so come si fa. Mi sto inventando le cose al razzo. Oddio, che... Avete mai sentito Devil May Cry, Bayonetta, giochi di questo genere? Una specie. Siamo lì. Che ne pensi, Swain? Chi so io, Ok, siamo già... Abbiamo perso un po' di vita, già. Tu muori, che hai rotto il cazzo. Minchia, già siamo più a merda senza fare niente. Dragonland, si basa sui draghi sto gioco, a quanto vedo. Ecco. No, non ci credo manco io. Ci guarda, ragazzi. Allora, questo comunque sia, sembrerebbe. Vediamo cosa dice la bussola. Che figata. Secondo i libri, uno degli aghi della bussola indica il percorso per il tesoro di Dragonland. E posso muovermi? Ok. Non dice nulla sul secondo ago. Non ho capito un cazzo. Però va bene, andiamo avanti. Già in 2 secondi non si capisce niente. Perfetto. Oddio, che è sta cosa? Niente male. Hai trovato la nuova arma. Oh, di già. Ok. Quindi praticamente le armi sono tutte uguali, cambia solo l'aspetto. Vabbè, meglio dalla parte è meglio, ragazzi, perché è un casino, eh. Spero che il maestro della gilda non si arrabbi troppo quando
si accorgerà che gli ho fregato la bussola. Ok, un secondo. Il rosso mi sembra che indichi forzieri, ha detto la tizia, quindi qua ce ne deve essere uno, infatti. Mi sa proprio di sì. Interessante. Che è uscita la puzza del coso allo screen. Che cazzo è? Che cazzo è? Assomigliano tanto a delle cose bianche, ma non voglio continuare ad andare a... Cos'è? No, è campanellino. Trilli, c'è Trilli. Sarà facile abituarsi a tutta questa roba. In questo posto sembrano avvenire cose. Ma no, che dici? Ci sono. Non so da dove cominciare. Manco io. Da bussola? So solo che il tesoro leggendario è nascosto. Il tesoro leggendario, Sven. Su quest'isola. Non ci sono né mappe né descrizioni. Che cosa figa però? Non mi sorprende. Opla, 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 opla. Segreta sulla faccia della Allora. Ragazzi, dobbiamo solamente imparare molto come giocare, perché ancora ci sto a prendere la mano. Cazzo ho fatto? Vedete come questo è tutto a posto. I comandi non mi interessano perché li so a memoria, anche se non ho mai giocato, ma li so. Tu ti muovi, vero? Ah no, tu no, ma questo sì. Questi devono essere i guardiani degli... No, questi sono i cagamenti di cazzo del gioco, già lo so. Ah, buono. Cioè, ragazzi, Katarina di League of Legends, levati proprio. Ah, Vangu, vai, oh. Appo. Che li ho scoppiati, cioè. Easy, proprio. Dire la verità, credevo che avrei trovato degli indizi lasciati dai membri della gilda per i cacciatori. Ah, non lo so. Qualcosa come se... Succede qualcosa, ragazzi. Ok, cazzo. E quanto cazzo è bella, Les Wayne? Quanto è bella? Straniero. Che vuoi? Cosa, Swin? Chi sei? No, stavo leggendo i... Ah, sì, sì. Lo spirito dell'altro. Lo spirito, Swin. Stai per entrare a Dragonland. Che tipo Gardland, ragazzi, però con i draghi. E mettere i piedi sul percorso per la prima volta. Sono qui per aiutarti. Sono qui per aiutarti. Guarda, ho due spade che una è più grande di me. Dei miei capelli resti insieme. Perciò non ce n'è bisogno. Braccio destro. Zero. Devo trovare uno che vale zero. Quindi, il braccio destro. Il mio compito è quello di aiutarti. Mi chiamo Ard. Penso che Zero sia quello del video iniziale, ragazzi, quel ragazzo che sta con lui e con lei. Se sai qualcosa di importante, parla, ma non farmi perdere tempo. Ti suggerisco di seguire i miei consigli se vuoi sopravvivere. Questo è il mio primo regalo per te. I regali non mi servono, non mi piace essere indebito. Che cazzo è? Ma questo mi regalo per te, scossa, tipo, è arrivato coso. Dov'è che... Ah, il nuovo sistema di wifi. E che ne sanno i 2000? Dimmi, che cosa vuoi da me? Voglio che tu porti a termine il percorso. L'abilità che ti ho... Permetti di ottenere la forza vitale dei nemici che sconfiggi. Vitale dei nemici che... Quindi mi riprendo la vita. Porta, penso. Porta ai miei altari e sarai ricompensata. Porta ai miei altari e sarai ricompensata. Non mi riprenditi. Che è molto testa di cazzo, Starverse. Non voglio, voglio mi importi, non voglio mai, infatti. Ti attendono pericoli enormi. Ti attendono pericoli enormi. Ok. Ehi, aspetta, dimmi dei pericoli. La cosa più importante non ce l'ha detta. Cioè, detto di destra, poteva solo accompagnare. Ma comunque va bene. Andiamo avanti, dai. Ehi, meraviglioso proprio. Tanto so già che dovrò affrontare Gesù anche in questo gioco. Perché so già che sarà così. È scontato. E ora uccidendo i nemici puoi assorbire il chi. E chi l'ha visto? E chi? Chi cazzo devo essere? Vabbè, ragazzi, a Kiki, la moglie di... A Kiki, ecco. RB. X. No, scusami, mi confondo col controllo della PlayStation 4. E quindi bevo X facendo A con l'Xbox. Ragazzi, è un po' un problema queste cose di controllo. Vabbè. Che caldo che qui. Ti credo, zia. Sto morendo del caldo io che sto qua a Reggio Calabria. Figurati tu che sei lì. Salta e premi di nuovo A. Ok. O forse sono davvero all'inferno. Può essere, zia, può essere. Chi lo sa? Che succede? Non lo so. Sono imbattuta di nuovo in qualcosa. Oh Cristo, quello sicuramente non è vino. Perciò è meglio che scappiamo, perché mi sai questo. Esatto. Se non la lava ci lava, Alfine, la lava ci lava. Chi lava? Chi lava Pokémon? Esatto. Madonna mia, io ti riscatti tua sorella che stoppa le porte. Andiamo avanti. Ayumi si chiama lei, Ayumi. E dove devo andare?
Ragazzi, dove cazzo devo andare? O di che è sta cosa? Che minchia è? Che sta succedendo? Non può essere. Ma che cazzo? Questo scherzetto non è per niente. Cosa, devo seguire me stessa, non ho capito. Che cazzo devo fare? Tutto la porta si è fermato. Anche il fuoco è completamente immobile. Pure qui devo tornare indietro nel tempo. Dio mio, vi prego, no. Andiamo avanti. Incredibile. Non ho mai visto niente di simile. Manco io. Anzi, no, io sì, su tre capitoli di Principe of Persia, tornando indietro nel tempo, ci ho messo, guarda. Chi sarà stato? Il famoso chi che assorbi gioco combattendo i nemici, ragazzi. Comunque sia, vediamo un po' cos'è. Quella è una tartaruga o una merda? Che cazzo è? Torterra. Quello è Torterra, Sven, te lo dico io, fidati. No, è una merda. No, una cosa peggio. Minchia, che schifo. Hai fatto 3000 giri in alto, zia, ma il ragno è sempre a terra. No, sono bellini i ragni invece, però questi qui sono poco coccolosi. Boom. Ecco quello di cui parlava l'altare. La loro forza vitale. La sto prosciugando. Io non sto capendo un cazzo, ragazzi, ve lo giuro. Vabbè, comunque penso che ammazzando i nemici noi ci curiamo. In alto a sinistra qualcosa di simile. Insomma, Sven lo sa. Sven, spiegaci tu, perché tu sicuramente queste cose le sai prima di giocarci ai giochi. Esatto, perché io prima mi informo in tutte le guide di tutti i giochi che esistono sulla faccia della terra. Qua, ragazzi, qualcuno ha spiaccicato l'acqua nel muro, non si può passare, mi dispiace. Che succede? Che c'è? Oddio, che è sta zona? Questo luogo è come uno di quelli che ho visto su un libro. Ma che è quello, un forziere? Sto cercando di capirlo anch'io. Ah sì, guarda, ha detto lei, un forziere. Manteniamo antichi tesori di civiltà mai scomparsi. Adesso? E adesso una carta igienica disegnata male, praticamente. La pappa. E quindi? La pappa. Ci sono stato in... Ieri che è successo? È penetrato in Dragonland. A me non interessa ciò che cercano gli altri. Questo posto... È pieno di miei animali sconosciuti e sono sicuro che nessuno tra loro abbia mai messo piede. È per questo motivo che sono qui. I pericoli non mancano. Per vivere la scienza sono disposto a correre il rischio. Lungo il cammino lascio dei bei messaggi. Spero che ti aiuteranno, chiunque tu sia. Edward Boyle. Va bene, per il bene della scienza me ne sbatto la minchia di quello che mi stai dicendo. Il ragno, ok. Ti conferisce capacità. Ah, questi sono i miei poteri. Non c'ho niente. Amuleto. Queste qua possiamo anche andare avanti. Le katane l'ho già cambiate. Appena inizio di gioco ho cambiato già spada. Praticamente, vabbè, il ragno mi spiega cos'è il ragno. Ok, basta. Sta buono, zio. Ok. In qualche modo le guardie sono collegate a questi dispositivi. Ma cosa sorvegliano se i forzieri sono tutti vuoti? La prossima volta continuate a dormire. RB, ok. Oddio, che sfigata. Cioè, io posso finire i nemici, Sven. Posso finire i nemici con RB. Faccio così, gli faccio la final, ragazzi. Che cosa figa. Fatality. Finisci. Ok. I ragni che vomitano. I ragni che sputano la cacca. Però io mi posso curare con i ragni. Mi sto bruciando vivo. Perfetto. Il colore di questi fiori mi rende nervosa. Il colore di questi fiori mi rende nervosa, eh? Che cazzo. La locusta. E due. Ah, ecco. Vaffanculo, vai. Non l'avevo vista. Ecco di questa. Però giuro che è una figata. Posso romperlo sto fiore? Ok, no. Cioè, anche se lo rompo non fa un cazzo, però va bene. Ma nanna, c'è un casino. Chi diamine sta innalzando queste mura magiche? Ci siamo? Ci siamo? È quello. Mi sta guardando. Ma perché vuole fermarmi? Giuseppe. Un altro cacciatore di tesori. Oh mio Dio, Sven, abbiamo preso un fucile. Cioè, abbiamo un fucile, dai. Ma raccogli il fucile, dov'è? Ah, ecco. Davvero? Perfetto, e ora puoi equipaggiarlo, no? Infatti. Mi sto spiegando come fare. Va bene, allora prendiamo la mira. Non vedo un cazzo. Ok, la mira. Boom! Beh, sì. Ragazzi, siamo diventati. Oddio, che cazzo! Vedete! Boom! Boom, 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 boom! Mi ha preso una. Ragazzi, boom, boom! Vieni qua. Pum. Può ricaricare il fucile nella modalità di tiro. Ah, quindi facendo così ricarico il fucile con la X del controller, quindi così. Ok. Minchia, zia. Fatelo dire, i cacciatori si levano proprio quando ti vedo.
Per cazzo, cioè, abbiamo un fucile, ragazzi, che ci spariamo nel naso a tutti quanti. Bene, ragazzi. Allora che abbiamo preso il fucile, non sappiamo che cazzo bisogna fare. Ho un fucile e non ho paura di spararmi nel culo, perfetto. Penso che devo tornare indietro, che si è aperta la strada, credo, quella là che poco fa era... lì. Era occupata, questa, infatti sì, Non puoi raggiungere questi mostracci attaccando al vicino, usa il fucile per dargli una lezione. Come ti permette, scostumato? Vieni acca! Costumato! Costumato! Perfetto. Uno. Chi va là? Ti sento respirare. Ti sento respirare, una puzza di merda. Cos'è? Scivolata. C'è la prima. Mi sa che per sbaglio ho cacciato io qualcosa. Ah, ecco, appunti del viaggio 2. Ragazzi, se volete stoppate il video e guardatevi gli appunti del viaggio 2, perché onestamente leggere tutte ste cose mi metto a leggere con calma senza che... Cosa? Cosa appena... No. No, ragazzi. Sì, ne avessi preso uno, madonna mia. Madonna di quella madonna. Vaffanculo. E pure perché questi qui corrono peggio di chi è handicappato, esatto, col culo di fuori. Esatto. Vaffanculo. Devo ancora impararmi i tasti, ragazzi. Devo ancora prenderci la mano più che altro quel gioco. C'è qualche altro stronzo da sparare? Perché c'è un fucile che, madonna santa, non lo sapevo manco io di avercelo. Cos'è? Bello questo glitch. Sento ruggire una tigre molto evoluta. Ciao, come stai? Madonna. Ma lavate. Che cazzo? Ah, non sei l'unico. Senti ruggire che arriva Giuseppe, Simone, non lo so, credimi, non lo so, con le ciabatte sento ruggire, ma qua madonna, ti hai rotto i coglioni. Questo è un gioco comunque molto action, ragazzi, è molto bello, adesso mi sta piacendo un casino. Ok, madonna, hai rotto le palle. Vabbè, ovviamente più avanti sbloccheremo magari nuove spade, nuove cose, insomma, nuove equipaggi. Fino ad ora abbiamo trovato già altre cose pure. E veramente, se poi ovviamente basta pure che si prende la mano, e sono sicuro che sarà veramente poi un gran bel gioco. Già comunque si ah, voglia, già cominciato veramente bene. È veramente un gioco molto interessante. Ok, ragazzi, e fermiamoci qui per oggi come primo capitolo, va benissimo così. Blade of Time, ragazzi, è un gioco che mi sta piacendo moltissimo. Smentesto, puoi confermare che davvero mi sembra un capolavoro come gioco. Sembra fatto, è molto vecchio, è un gioco abbastanza vecchio di qualche annetto, però veramente, ragazzi, è una serie che è stupenda. Perciò noi andremo avanti, sicuramente la porteremo. Smentesto, prego, saluta velocemente. Ok, ragazzi, spero che il video vi sia piaciuto. Ovviamente trovate tutto in descrizione, il link della pagina Facebook, insomma, il link per le donazioni, tutto. Mi raccomando, mettete mi piace, la pagina Facebook è molto importante. Dove appunto, quello ovviamente, perché appunto lì appunto ci scriviamo tutto quello che succede riguardante al canale, se ci sono problemi, eccetera, eccetera. Comunque, poi ci sono tutti i contatti per contattare appunto Zizag99. E niente, comunque sì, voglio aprire una piccola parentesi riguardante il gioco, che per chi non conoscesse appunto questo gioco Blades of Time, almeno io consiglio di giocarci, perché comunque sia, come potete vedere, è veramente un gioco molto interessante. Però ovviamente poi più avanti scopriremo ovviamente tantissime altre cose riguardante questo gioco. Va bene, Sven, va bene così. E niente, passo la parola appunto. Sì, no, sì, vabbè, quello sicuramente. Passo la parola
Ragazzi, smettesse, ho detto tutto. Mi raccomando, la pagina Facebook, dove ottimo aggiornamenti. Iscrivetevi, mettete un like, lasciate un like al video, condividete. E se non siete ancora iscritti, iscrivetevi. Noi ci vediamo nel prossimo capitolo di Bedos Time. E nel prossimo video con la Zig Zag 99. Tutto bella a tutti.